Oltre 3 ore di sano confronto, fatto di rispetto reciproco, ma anche di convinzione nelle proprie idee, davanti a un pubblico attento e partecipe. Questo è lo scenario della manifestazione La guerra sulla Costituzione, che si è svolta a Bassiano sabato pomeriggio, all'interno dell'auditorium comunale. L'evento si è aperto con i saluti di rito di Domenico Guidi. Poi la parola è passata a 4 esponenti, 2 a favore del sì e 2 del no. Salvatore Lapenna e Giorgio De Marchis, Paolo Di Capo e Giuseppe Mazzocchi, che hanno espresso le loro posizioni davanti ad un pubblico di curiosi e di addetti ai lavori. Dopo gli interventi la parola è passata al pubblico, con un lungo dibattito che ha superato abbondantemente l'orario previsto per la chiusura. A parlare esponenti di altri comitati e semplici cittadini, che hanno posto domande ai relatori e si sono concentrati sui punti cardine delle modifiche sulle quali il Parlamento ha deciso di indire il referendum. Combinato disposto, bicameralismo, ma anche legge elettorale, nuovo ruolo del Senato, immunità e ruolo dell'Italia in Europa, con importanti riferimenti alla situazione attuale e a quella degli enti locali, sono stati punti trattati sempre con grande correttezza dal pubblico. L'evento coordinato da Simone Di Giulio e Lidano Lucidi ha cercato e forse ottenuto di far chiarezza su alcuni importanti passaggi e rendere meno complicato scegliere al momento del voto. Termina con un pari a reti bianche che non accontenta nessuno, il derby pontino tra Sezze e San Michele e Donato. Dopo il primo tempo equilibrato, nel quale si segnalano una traversa colpita da Matteo e una rete annullata a Reali, nella ripresa partono meglio gli ospiti, che colpiscono un palo con Campagna dopo 2 minuti. Poi si trovano davanti un super Stefanini, che nega la gioia del gol in 2 occasioni, a Cifra e alla coppia Coluzzi-Campagna. L'ultimo brivido dell'incontro è al 42esimo, la seconda rete di giornata annullata al Sezze, sempre a Reali, che raccoglie l'invito di Matteo e segna, ma il direttore di gara annulla tutto perché il suo dire la palla sarebbe uscita tra le proteste del pubblico del Tasciotti. Termina con un pareggio che quindi non accontenta nessuno, soprattutto il Sezze, chiamato adesso alla delicata trasferta di domenica prossima sul campo dell'Enola. Il prossimo 17 novembre si celebrerà la terza giornata mondiale per la lotta al tumore del pancreas, iniziativa nata per puntare l'attenzione su questa patologia, caratterizzata da un quanto mai elevato tasso di mortalità, e richiedere alle istituzioni maggiore impegno per la ricerca e la prevenzione. Nonostante, infatti, si tratti del carcinoma con più basso tasso di sopravvivenza, soltanto il 2% dei fondi europei destinati alla ricerca viene destinato a questa patologia. Nella serata del 17 novembre, in centinaia di piazze italiane, saranno illuminati monumenti simbolici di particolare rilevanza a sostegno dell'iniziativa promossa dall'Associazione Nastro Viola e nell'ambito della campagna di sensibilizzazione Facciamo luce sul tumore al pancreas. Anche la città di Aprilia ha aderito alla campagna e in piazza Roma sarà illuminata in modo speciale la statua del patrono San Michele Arcangelo. Il 4 novembre, durante l'intera giornata a Fondi, nell'area del centro storico, i militari della locale tenenza, con l'ausilio di unità antidroga del nucleo cinofili carabinieri di Roma e il supporto del Norme delle stazioni di Sperlonga e Lenola, traevano in arresto nella fragranza di reato un 50enne del posto. L'uomo, alla vista dei militari, tentava di disfarsi di 21 grammi circa di cocaina e di 1 grammo di crack, già suddivisi in 5 dosi, nonché 2 bilancini di precisione e vario materiale per il confezionamento dello stupefacente in dose. L'arrestato, espletato le formalità di rito, è stato condotto presso la propria abitazione, ristretto il regime degli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo. Nel corso del dispositivo venivano inoltre effettuate 6 perquisizioni, controllate 40 persone e 27 automezzi, elevate 10 contravvenzioni al codice della strada, decurtando numerosi punti patenti e controllati 15 esercizi pubblici. Si è svolta venerdì 4 novembre una riunione negli uffici regionali alla quale hanno partecipato Trenitalia, RFI e l'amministrazione comunale di Minturno. Durante l'incontro si è discusso in merito alla rimodulazione dell'offerta ferroviaria relativa alla linea FL7. Sulla questione il consigliere regionale del Partito Democratico Enrico Forte ha affermato: la Regione Lazio, che ha raggiunto importanti risultati sul miglioramento del servizio ferroviario regionale, intende risolvere le criticità che caratterizzano la linea percuotendosi sul comprensorio di
uomini in turno. Per ottenere questo risultato, ricorda Forte, l'amministrazione ha avviato un tavolo con Trenitalia allo scopo di individuare un modello trasportistico in grado di incrementare il servizio rivolto ai pendolari. Il programma prevede anche il monitoraggio della domanda della linea allo scopo di capire come intervenire per sostenere la domanda di trasporto dei cittadini, in particolare negli orari di punta, e garantire maggiore puntualità ed efficienza. Il Real Café Mocha Sirs Sabaudia lotta ma perde 3-1 con il Brindisi San Vito Volley. Tranne il primo parziale, in cui le brindisine approfittano di un approccio non di certo battagliero di Vaccarella e compagni, dal secondo parziale in poi la partita è stata combattutissima, con Brindisi a sudare non poco per spuntarla nel secondo set, mentre nel terzo è stata la squadra del presidente Pozzuoli a vincere. Il quarto set è stato decisivo, con il San Vito che è stato capace di approfittare di un calo del Sabaudia, mettendo in campo anche la giusta esperienza che alle giovanissime pontine manca ancora. Abbiamo incontrato un avversario di alto livello, con molto più fisicità ed esperienza rispetto alle nostre giocatrici, che sono molto giovani. Sono orgogliosa della nostra prestazione, spiega Daniele Casalbieri, allenatrice del Sabaudia. Arrivavamo da una prestazione opaca a Chieti, ma in questa ultima partita ho visto una grande voglia di riscatto e mi auguro che questa sfida faccia avere la massima consapevolezza dei propri mezzi a tutte le mie giocatrici. Venerdì 11 novembre alle 9.30 il Consiglio Comunale di Latina tornerà a riunirsi per discutere sul tema dei rifiuti e delle problematiche che esso comporta, la raccolta e la chiusura del ciclo. L'iniziativa di convocare una seduta dedicata all'emergenza rifiuti è partita dai consiglieri di opposizione, i quali esigono capire la strada intrapresa o ancora da intraprendere sulla gestione futura del servizio dell'amministrazione Coletta. Il secondo punto all'ordine del giorno riguarda il riconoscimento di debiti fuori bilancio e la proposta di delibera approvata già all'unanimità in commissione affari istituzionali per il conferimento della cittadinanza onoraria alla professoressa Marieke Gande, docente di archeologia all'Università di Amsterdam e direttrice degli scavi di Satricum. Cento anni, veniva presentato ufficialmente al grande pubblico Christus, capolavoro del cinema muto italiano del primo Novecento. Era l'8 novembre 1916 e la prima uscita al Teatro Augusteo di Roma fu un successo. Tra i presenti c'era la regina Elena, alcuni rappresentanti del governo, vari ambasciatori e personalità della cultura. La sua fortuna proseguì in Francia, Germania, Stati Uniti e Sud America. Nel 1929 se ne persero le tracce per far posto ai primi film sonori. Fu restaurato nel 2000 dalla Cineteca Comunale di Bologna. La pellicola ripercorre la vita di Gesù dall'annunciazione dell'angelo Gabriele all'ascensione in cielo. Dura 90 minuti e circa il 10% delle scene furono girate a Cori. Le riprese, dirette dal regista Giulio Antamoro, si svolsero in Egitto e Palestina dall'estate del 1914. Nell'aprile del 1916, al primo visto di censura, ci si accorse di alcune parti che erano rovinate durante il viaggio in nave verso l'Italia. Il regista della Cines Enrico Guazzoni allora allestì il set a Cori. Per festeggiare lo storico avvenimento, sabato 12 novembre alle 17.30, il Christus restaurato verrà proiettato al Teatro del Centro Socioculturale Argento Vivo di Cori. L'iniziativa, aperta a tutta la cittadinanza, è organizzata da Pasquale Cupiccia, amministratore del gruppo Facebook Cori Mebbeglio. Da tempo impegnato nella ricostruzione della storia e dell'ambientazione locale del Christus, con la collaborazione di Enrico Todini. Il responsabile del settore tecnico del comune di Bassiano ha firmato nei giorni scorsi una determinazione per la messa in sicurezza di via Olivelle Pontine. A seguito di eventi meteorologici avversi e di copiose piogge, il 5 e il 6 novembre 2014 si determinò una situazione di grave pericolo per la popolazione residente, causato dalla frana di un tratto della strada. A causa dell'evento franoso sono stati segnalati dalla polizia locale inconvenienti alla circolazione stradale e pedonale e si è quindi manifestata la necessità di procedere all'esecuzione
costruzione dei lavori di ripristino. L'ufficio tecnico ha redatto un computo metrico dei lavori e il 1 aprile 2016, dopo tutto l'iter burocratico, si procedeva all'aggiudicazione provvisoria e all'approvazione dei verbali di gara alla ditta Lepina Costruzioni per l'importo di 22.890 euro. L'amministrazione comunale di Bassiano, prima di avviare i lavori appaltati, ha ritenuto necessario avviare una fase di verifica dell'area attraverso la redazione di una relazione tecnica geomorfologica da parte di Gaspare Morgante per le lavorazioni di competenza geologica, mentre per le lavorazioni tecniche ulteriori la competenza della direzione lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione sarà svolta dal geometra Fabio Cioli, componente dell'ufficio tecnico.